con Vigorita del Real Vesuvio alla fine di questo primo tempo, state lottando su tutti i palloni, tu soprattutto sei andato, diciamo, dopo, non sei partito dai primi sei, però comunque stai giocando un'ottima partita, sei entrata da subito una spinta alla tua squadra, cosa hai da dire? Penso che dobbiamo essere migliori in attacco, perché non stiamo giocando benissimo e penso che in difesa siamo messi bene. Il quartiere sta facendo belle parate, non come la partita scorsa. Sono pienamente d'accordo, ti ho discusso, qualche occasione di troppo avete, diciamo, divorato il gol, sì, più volte. Soprattutto questo, all'inizio. E questo qui può penalizzare parecchio sul risultato, anche perché loro, diciamo, alla fine se non si butta il pallone dentro il risultato non cambia. Vuoi dire qualcosa per questo secondo tempo? Dobbiamo segnare, basta. Un po' troppo, devi risparmiare. Siamo qui con Barbato, migliore in campo di questa gara, un'altra buonissima e bellissima vittoria, 2-0. Oggi un giorno particolare, ricordiamo che indossavate un braccialetto in segno di, diciamo, solidarietà per quello che è successo ieri. Un commento sulla partita di quest'oggi, una partita sicuramente combattuta, cosa hai da dire? Abbiamo giocato bene, la squadra ha funzionato. Ci è servita molto l'entrata di Verna sul finale, ha dato quell'animo in più alla squadra per segnare il secondo. Sicuramente ha dato, è stato importante il suo ingresso in campo. Le parate del portierone che con tutto il dito male, tutto il dito malato, comunque infortunato è riuscito. Ottime parate, ha giocato benissimo come al solito, un po' lento nei rinvii, però... A chi vogliamo dedicare questa vittoria? La vittoria a Cocci Piantarosa. Grande, Alice. Bisogna dire che questa vittoria è il mister, venga qua, mister, regala le telecamere per una volta. Ecco qua, c'è anche il mister che diamo la vittoria. Mister, un commento sull'andamento di questo torneo. Voglio salutare i miei ragazzi e speriamo un altro vittorio. In bocca al lupo loro per le prossime gare. Grazie. Questo è un saluto solidale.